faccio il suo vizio, eh? Bruno, vedi che devi dare la spalla! Ah, lì! Ha pensato anche invece di vedere un punto si comprerà! Un reato spazio, un prima marito! Ma dico io, che ti hai sposato a fare? Ma perché non lo sanno? Che ti fa sposare? Ma se non ti chiamate che vedete vedevo io! Ma ti ringraziare, sì! Perché se io non era curiato, giusto a dire ma che ti pigliava! Ma saputo che a parte se fa legnato, ma ho fatto un tavolo sulle donne.
Sarà un po' chiamato.
troppo tardi. Che ti succede? Sono degli vicini a mangiare il gnomma. Oi, mamma, non ti preoccupare, non basta tardi. Ma io ci mi metti di papà. Fammi! Vedi che c'è frate che fa pure a mangiare la canna, ti aggiri spicciando per presa presa, capi si fighi un gioco. Posso andare a mamma che abbiamo un bello qua. Mi si scioglie la lingua per la musica del mare.
cambio la cosa per non ci sapere, sapete com'è, no? Ma mi metti da giù, ma carina così, non da nulla parte. E chi si dice in giro? Che politica mi dico? Io giunto per te, quasi come sta a parlare la mente. Ma il pettegolezzo è l'altra di me. Che facciamo sempre con la conversazione? Quando cominci a andare così? Ma guarda che ci caffa su Paoli! Ultimamente soffre di migranti crisi depressive di cui è a suo dire.
Sarei io la causa. Tanto? Già, dice che io col mio comportamento, diciamo le mie iniziative, le causo questi malesseri. Ma io non intendo per questo modificare nessuno, e dico nessuno dei miei progetti futuri, nonostante l'affetto e il rispetto che io porto nel senso. Dove? Io sono in puntella che mi sono attuale, però Lorenzo sa che la ragione è stata a mia, mi piace già pagliato, e ma cosa se sono una picca spicciativa, ma io un babbo, tutto si prepara, ti nessuno ti faccio parlare. Allora, potete una cosa? Sì? Chiedo scusa per dare gli sfoghi, ma c'è gli sfoghi, ma c'è di capire. Questo è un periodo di intenzione. Io lo so. E lei è talmente gentile e cortese che non vuole affrontare direttamente l'argomento di questa scuola. Ma io devo fare. Anzi, sono qui per pregarla di aiutare. Tanti anni, hai capito? Io ho aiutato, ma tu? La nonna. E lei è il mio grande problema. Non approva assolutamente la relazione che ho seriamente per il mio lei con la sua sensibilità soltanto un po', senza alcun dubbio convinto si sta sbagliando a giudicare a volte la decisione del mio matrimonio. Dovrebbe andare da lei, farla parlare, farla ragionare, farle capire quanto è importante per me che lei acconsenta al mio matrimonio. Ma siete solo convinto, non è vero? Niente al mondo mi farebbe cambiare idea. Ma siete sicuri? Guardate, il matrimonio è una cosa seria. E ma non che fare la gente come la sua, ma ci sono con differenza di stato, perché devi condizionare, Lo so, lo so. Ma sono deciso ad andare fino in fondo, perché nessuna mai potrà sposare se non la ragazza che c'è. E diamo nome di ragazza, Hai ragione, non ragazza, ma donna, donna vera, con me, madura. Pretendo di descrivere proprio a lei le virtù della donna che le sta così però mi avete cacciato la curiosità. Ma vedi, tu mai avete scelto proprio a me? Io me l'accorto perché mi gira il mondo originale. Ma mai mi potete immaginare che era così vicino? È già vicina, come l'invidio a volte. Voi potete vederla ogni ora del giorno, parlarle, starle vicino. Io non voglio ossessionarla oltre con la mia premura, ma posso sollecitare un vostro gentile. Va bene, così, no? Vi posso aiutare a sapere. Tutto no. Ah, prima di andare via, mi fai sapere, ma no. Stare tranquilla, che così rispondo. Va bene, ma perché viene la sua cosa? Ovviamente, anzi, è stata proprio lei a spingermi per venirle a parlare. La saluto! E quando che mi devo si vuole? Mi devo assucare per come? Ma è cicco, ma che giù, la facilità è
sono dentro la sacrestia. Allora sei stato tu. Sei stato tu, ma mi ha fregato tutto un vento. E da tutti in casa a casa ci capivo. Ma non avevo potuto, io non ho fatto il papà lì. È stato ma il papà. Non era lì. Il sei il pubblico capo. Non era lì. Tu ci. Una nota, eh sì, figlio, un po' di tempo, della ragione, c'è il mio marito.
che moglierebbe la gambata proprio questa zitta, vai Ciccio, è ma sono andata bene, ma è Sabella, Sabella dov'è? Ma quanto la tua vita? No, quella ti perde, no? Cosa ci vuole per la famiglia? Ti voglio marito, visto ci vuole, dopo che ti potevi più capella di lei. A te sapere cosa fai? Non mi sono mai spiegato. Prima si strano. No, prima la bella si incarna. È rimasto un bello in borsa. Ma può fare buono? Alla fine la diventa una buona. Però basta, il papà sta un bimbo. Ti domanda c'è, no? No, voglio che mi dica lì, se no vai a cercare la presa, capito? Certo che si può sapere, ma ti faccio fare marito, non ti sto mandando attorno a vela. Vado qui. Ma tanti di tutti sanno se faccio la tua o il sono Gesù. Sta venuto un po' qui. Ma permesso! Com'è per me? Mi volete domandare una cosa? Guarda me! Che cosa? Mi stai per fare con questa sera? E quando c'è la bisogno, si può già di lui. Veramente, io mi volete domandare se può di più. Mi dici no, Filippo, ma c'è scappato. Sì, prima di tutti, tu mi dici di più. Non sta giurendo, però... Tutto il paese ti sa che è sul matrimonio.
sorse parà. Ma state giusto, lì le briate, le sfracquate, fate una comparanza di parte. Ma non è mi è venuta tua mia a dire che non dovevo sì, parlare con nessuno. Adesso mi ricordo. Mia, sì. Ma tu, tuo paese, sai che cavazzi sono? Un sacco di lino. Caso meno come voi, sa dove va. Se state giusti, sono dove dove va. Non c'è pessoa. Non mi spilanzi, ma... Isabel!
Speak with us.
Allora, Isa, è ricuata, ma tanto Isa da manco mangia per il suo bello. Oh, ma è e come da faccio che sono la mia mamma lì? Quello che dite è il non dico. Se vedi quanto ti dico, fa capire che io sono un po' di nessun interesse. La sabbia di Isa, la si mantella. E perché si dica che ci vuole la faccia? Ma sono cavolo, la madre è trascata di prima! La mia, non ci posso credere! Sì, le dico! E come si può la cosa? Quando me la via? E le via di Roma lì? Ma adesso si vedi! Io sa che li camparelli, che la parte, ma quando si li voglia ubriaco! Devo dire che sei una mamma. Tuttavia, dato matrimonio, no, purtroppo per festa. Cosa dice? La mia sua matrimonio mi fa le cose delle mie. E io era prima volta a piedi a tutti i tutti voci, a non me le fosse. Perché non voglio che la fate tutti i camere e si merita questi pezzi. Che era amore. Abbiamo tentato un altro corso. Poi, sono più di morte. E che genere di pensiero avevate? Sentiamo. E voi sapete che mi la figlia, no? Fin troppo bene, direi. Isabella, figlia. Oh, no! E finitela con questa commedia. Volete che non lo sappia? Ah, capisci, davvero? Ma dite che prendo la mia volta e ci ha offerto un caffè. Era mio diritto, scusate. Ecco. Andiamo in posto a viaggio con Jeff. Buongiorno a tutti! Nonna, sono venuto a presentarmi ufficialmente alla mia fidanzata. E che tu voglia o no, io sposerò Isabella. Filippo! Come osi disobbedirmi! Sono vittima di un complotto, di uno sfarco complotto. Sono una vecchia vittima di un raggino. Mi avete abbindolato, umiliato in casa mia. E io dovrei imparentarmi con gente di questo stato. Ma non se ne parla proprio. Nonna, ti prego, stai parlando della famiglia della mia futura moglie. Ah, aspettate un momento. Allora, tutti quei brutti parole, tutti i cosi che avete detto, erano più figli, la notte dove è? E chi c'entra cos'è? Senti, non c'entra a me. Io non so più, si parlava di figlia e io non so più. Sì. Senti. E ci vuole altro per mio nipote. E non dimentichiamo la nostra nobile origine. No! Sono canadiano, non so mamma! Mi faccio lui, la mia papà! Ti parlo io, ma ti faccio passare tutto! Ma figlia, ma non lo vedi! Ma che sei fatta? È città! È dignosa della città! Oh, ti pare che mi fai impressione di corpo, ma io ti faccio da via! Bye.
Ma veramente non capisco. Ma io dico di voi che non capisco. Voi siete io che avete una bella domanda, sapete il mio rispondere, vero? Sì, volevo sapere se era disposta a venire ad abitare con la nonna. Non volevo lasciarla da sola nel caso mi fosse sposata. Vabbè, poi le cose sono degenerate. Thank you.
faceva piacere più a mamma. Ringraziano e buona serata.
quando lei ha mangiato.